morta, insostenibile economicamente, inquinante ma non solo, che ci ruba un sacco di spazio. Io riflettevo su questo, quanto spazio la macchina toglie alle persone, toglie alla socialità, toglie ai bambini. Pensate che lo spazio pubblico è la strada, lo spazio pubblico è un parcheggio ed è uno spazio in realtà non utilizzato, non utilizzato. Strade enormi per far circolare 60 persone che corrispondono a 60 macchine, più quelle parcheggiate. È un non senso, è un non senso. La Dispoli ha tre strade che oramai sono intasate più dell'Aurelia, più delle strade di Roma, e nessuno si ferma un attimo, scende dalla macchina come mi piacerebbe che avvenisse un giorno e dicesse: ma io che sto facendo? Cosa sto facendo qui? E vi dico una cosa, un attimo soltanto, io vengo dalla Calabria, da Reggio. Sono andata via in realtà, quindi ho una storia di una mia fuga a 20 anni dalla Calabria. Da qui adesso non voglio più fuggire, perché fuggire in realtà non è una cosa che si fa a cuor leggero, è già una sconfitta. Quindi come calabrese per ora sono andata via, da qui non voglio andare, perché qui ho l'impressione che si possa fare qualcosa, di avere un margine di azione. E questa cosa è bellissima, cioè al di là del fatto che non ho un lavoro, al di là del fatto che non so, posso non avere ancora uno stipendio, non comprarmi delle cose, però svegliarmi al mattino e sapere che io ho un piccolo potere di incidenza sulla mia società, cioè che non riguarda casa mia. Casa mia, se venite adesso, è sporca, cioè, il gatto ha panza all'aria sul letto, questo non importa. Però io sono qui in una dimensione collettiva e sto vivendo il sogno di poter cambiare le cose. Io penso che a 30 anni, ma anche a 40, 50, a 60, questa è la cosa che dà un senso alla vita. Poi io non avrò il cellulare di ultima generazione, sto provando a vendermi la macchina perché abbiamo comprato con il mio ragazzo una bici pieghevole, stiamo provando a puntare sulla bici in una città che non ha, che non è concepita per la bici, quindi rischiamo anche la vita tutti i giorni, però questo ti dà uno slancio. Non mi interessa se non posso avere delle cose, degli oggetti, però è bellissimo avere un progetto, aver lasciato la Calabria a 20 anni per ritrovarmi a 30 anni alla Dispoli con delle persone e avere un progetto. Non mi interessa nient'altro, è bellissimo, questa sensazione è meravigliosa, comunque vada, aver trovato questi compagni di viaggio. E comunque a vantaggio della Calabria voglio dire una cosa, io sono stata di recente per Pasqua giù e nell'area grecanica, in un borgo che si chiama Pentidattilo, e nell'area dove si parla ancora appunto una lingua che è un misto di italiano e greco, e dove non ci sono collegamenti. Tu, se vuoi vedere Locri, se vuoi vedere Gerace, devi andare in macchina e farti 200 chilometri di macchina per andare a vedere questi posti come la Cattolica di Stilo, che stanno sui manuali di arte bizantina, devi prendere la macchina. Ebbene, ho visto un cartello è curato dal sito, dall'associazione Borghi Solidali, che si chiamava, un'iniziativa che si chiama Mi Sposto Sostenibile, dove Mi Sposto è un acronimo in realtà e significa mobilità intercomunale sostenibile di pendolari organizzati, studenti e turisti orientati. È bellissimo, è un sito in cui tu, questo l'hanno fatto i miei calabresi, è un sito su cui tu metti: io domani mattina andrò a lavorare da quest'ora a quest'ora e sono disposto a prendere in macchina tre persone. Questa cosa, sì, ma è vero, ma è anche il carpooling. Però la cosa bella è che anche il carpooling in realtà spesso richiede un'istituzione che te lo organizza. Invece questi sono i cittadini calabresi che hanno creato questa, è bastato un sito e loro hanno risolto questo problema che è terribile, che impedisce agli studenti, ai turisti, la Calabria potrebbe vivere di turismo, e loro l'hanno risolta così. Scusate. Ecco perché l'hanno mandata via dalla Calabria. Brava! Perché non sapete, Giada, che oltre a parlare mangia così anche, mangia e parla, se non parla mangia, quindi sarò più breve di Giada. Marta, di nome, Letizia di cognome, sono laureata in scienze naturali e mi presento, mi candido per il Movimento 5 Stelle, la Dispoli. Scienze naturali, quando ho preso scienze naturali mi hanno detto: ma sei pazza, cosa fai, la turista? Vai in giro nuda? No, scienze naturali e le scienze di Darwin, non so se mi spiego. Vabbè, l'ho presa, poi dopo tanti anni di precariato, io ho 40 anni, tanti anni di precariato, alla fine sono riuscita a entrare nel posto dove più amavo, a gestire, più che altro occuparmi della formazione del personale delle aree protette del Lazio, dell'Agenzia Regionale Parchi, Riserve Naturali. Sono fuggita da Roma, volevo una bella città, sono qui, ho un figlio,
piccolino, 14 mesi, che mi aspetta a casa per allattarlo. Il bello è che, come mi sono trovata molto bene qui, sono 3 anni e mezzo che sono qui, ho detto questa città ha un grandissimo potenziale, è bella, c'è un'aria pulita, si sta benissimo. Cosa possiamo fare per la Dispoli? Accessibilità. Come diceva anche Giada, mobilità sostenibile, ma sono anche naturalista e non dimentico la parte di abbandono che giardini e parchi, anche i limitrofi qui hanno bisogno di qualcuno che se ne occupi, perché nessuno li conosce questi 72 cazzo di aree, scusate, di aree protette che sono nel Lazio, non li conosce nessuno. E io mi riprometto come naturalista di farvele conoscere, di qualificare questo verde, perché serve, perché anche l'ambiente dove viviamo, respiriamo, è importante. Lo vedo dopo 14 mesi di passeggino con mio figlio, non c'è un posto, mai riesco a passare col carrozzino, c'è sempre il solito cretino sulle strisce e sul passaggio pedonale, non è possibile, l'accessibilità è per tutti, non solo per passeggini, e la qualità dell'aria è importante. Ho finito, grazie. Bravo. Mi presento, sono Celeste Conte, pensionato, e quindi mi rifaccio un po' a Beppe, perché io mi sono chiesto, ma chi cacchio me lo fa fare, giusto? Però nel contempo invece ho detto devo lavorare per il mio territorio, cioè vorrei fare qualcosa. È un tema che non è stato toccato, la cultura. Sono pensionato, sì signore, ci arrivo subito. C'è qualcuno che ha detto che la cultura non paga. Sapete a chi mi riferisco, no? Invece la cultura paga, ma paga anche tanto, paga da piccoli. Io in questo momento, io sono un pensionato bancario, però pianista compositore, cioè la mia seconda vita. E il mio scopo è quello di introdurre l'ascolto della musica classica fin dalle secondarie di primo e secondo grado. Se riuscirò a farlo sarà un grande obiettivo questo, per la formazione del bambino, perché io ascolto i giovani sono proprio sbandati, vedi i 13-14 anni che non hanno niente da dire, non sono formati e sono convinto che la musica li potrà formare in un altro modo. Grazie. Grazie. Pino Periello, candidato a Cervetri. Bravo Pino! Grazie. Chi era parente? E tutte a Grillo! Allora, siccome a Cervetri abbiamo un dente scoperto, che è quella della corruzione. Bravo! Siamo andati a cercare uno strumento per difenderci contro i ladri, perché non ne vogliamo più e ne abbiamo abbastanza, avuto abbastanza. Qual è stato questo strumento che abbiamo trovato? Lo strumento che abbiamo trovato è stato redatto dalle Nazioni Unite nel 2003, si chiama UNCAC, che in inglese tradotto vuol dire Programma Anticorruzione e Integrità all'interno delle amministrazioni pubbliche, e lo abbiamo cercato di portare qui. Almeno abbiamo cercato di capire se qui c'era già qualcuno che lo stava istituendo, invece qui a Cervetri e anche alla Dispoli non gli sembrava vero di tenere nascosto uno strumento così importante come quello dell'anticorruzione. Non gli sembrava vero. Abbiamo tentato di istituirlo e ci stiamo ora riuscendo con Movimento 5 Stelle. Lo vogliamo fare col Movimento 5 Stelle. È diventata legge in Italia, tra l'altro, nel 2009, questa legge anticorruzione e integrità all'interno delle amministrazioni pubbliche. È legge e ogni comune è obbligato a ratificarla all'interno dei propri regolamenti comunali. È obbligato, ma dal 2009 a oggi soltanto i grandi comuni lo hanno istituito, soprattutto i comuni del nord. Ora, noi sappiamo, ce lo stiamo pagando con la nostra pelle, questa delinquenza e questa cultura del furbismo politico. Ecco, noi possiamo metterci un ostacolo, gli possiamo mettere davanti un ostacolo, una difficoltà, cioè quella di rispettare delle leggi, delle regole, dei regolamenti, e che hanno scelto, regolamenti, leggi e regole che hanno scelto proprio le teste pensanti attorno a un tavolo delle Nazioni Unite. Meglio di loro penso che non ci possono essere altre persone. Questo è uno dei punti, uno soltanto dei punti, all'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle Cervetri. Grazie. Bravo. Sì, grazie.
il tempo purtroppo è poco e noi di cose ne abbiamo fatte tante e ce ne avremmo tantissime da raccontarvi. È bellissimo intanto vedervi tutti qui dopo che siamo iniziati con quattro amici e adesso troviamo una piazza piena. Comunque siamo, ci tengo a specificare che siamo uno dei pochi gruppi che ha scritto un progetto per la città, vero? Lo trovate sul sito internet www.ladispolibenecomune.it o sul sito del Movimento 5 Stelle trovate il riferimento. E di proposte ne abbiamo fatte tantissime, da una, la mobilità sostenibile di cui se ne è parlato tantissimo, ma anche tante proposte nel campo della gestione dei rifiuti, in agricoltura. È assurdo, Beppe spesso mette in evidenza queste cose, no? Che oggi quei pochi contadini che ci sono alle Dispoli, a Cerveteri, la mattina partono, vanno ai mercati generali, portano le merci e quei pochi prodotti, poi altri acquirenti dalla Dispoli e da Cerveteri partono, vanno ai mercati, le ricomprano, quando sarebbe possibile, noi l'abbiamo dimostrato. Io mi occupo di agricoltura biologica, facciamo i corsi, mettiamo a disposizione il terreno gratuitamente per chi vuole fare un orto. Allora il chilometro zero è questo, no? E noi è un punto centrale, l'autosufficienza energetica alimentare del nostro territorio, no? Bypassiamo tutti gli intermediari e riusciamo a dare buon cibo a costo basso. L'abbiamo fatto, io per un anno e mezzo ho gestito un orto biologico in cui le famiglie pagavano 50-40 euro al mese e tutte le settimane venivano lì a prendere una cassetta di ortaggi. Elimini gli sprechi e così poi gli sprechi li mandiamo su un centro di digestione anaerobica, c'è una ditta anche qui locale che si è messa a disposizione di farlo, in cui con i rifiuti facciamo energia. Ci sono già le persone che vogliono farle, ma hanno trovato sempre ostacolo e obiezione da parte di tutti i politici del territorio. Allora noi cerchiamo semplicemente di, come diceva anche l'inno che abbiamo sentito prima, di usare l'intelligenza, di copiare dai comuni virtuosi che già hanno fatto tante cose e le hanno fatte in modo efficiente, che funzionano. Copiamo dai migliori, non dobbiamo inventarci chissà che. E abbiamo visto che poi tutto viene spontaneo dall'unione delle forze. Adesso ci mancava un fonico, improvvisamente è arrivato e ci ha sistemato i microfoni. Ecco, sarebbe bello che ognuno di voi dicesse: io so fare questo, non servono soldi, metto a disposizione questa mia competenza del al movimento. Insomma, ecco, adesso lascio la parola a qualcuno perché siamo tanti. Grazie. Buonasera, sono Marco Mai, candidato per Cerveteri. A proposito di quello che ha appena detto Simone, volevo segnalare che anche Cerveteri, insomma, non è che dormiamo, ci sono dei progetti già avviati molto interessanti. Uno ve l'ha citato prima Marco, il progetto NoiNet, la rete internet autocostruita dei cittadini, una realtà cooperativa costituita da luglio. Anche per quanto riguarda il progetto dell'ortofrutta chilometri zero, noi abbiamo avviato un progetto denominato Emporio Etrusco. Stiamo purtroppo alla ricerca di un locale che prima ci promette uno, poi ci promette l'altro, e insomma al momento ancora non è disponibile, però sappiate che la cassetta chilometri zero a Cerveteri è già realtà. La provincia di Roma ci ha approvato il nostro progetto, ci ha premiato anche con un piccolo contributo che servirà, insomma, come rimborso spese. E un altro progetto ancora più importante di cui voglio rendere consapevoli e che ci può dare visibilità e importanza in tutto il centro Italia è il progetto che prevede la reintroduzione della coltivazione della canapa qua a Cerveteri. Allora, dovete sapere che quest'anno partono le prime colture sperimentali, abbiamo anche il signor Nieddu che è una delle persone che ha gentilmente aderito qua, e l'economia della canapa a Cerveteri è già una realtà. Noi già produciamo qui con le competenze del territorio delle bellissime borse, delle camicie su misura, dei dolci. E adesso, da poco, e queste sono due novità in una, produciamo la pasta 100% grano duro di Cerveteri, sia nella versione normale che nella versione alla canapa. Quindi volevo rendervi consapevoli di questo, perché solo con un aumento di consapevolezza noi possiamo renderci conto che possiamo raggiungere l'autosufficienza, possiamo sostanzialmente andare avanti senza il gioco delle multinazionali e dell'economia finanziaria che fino adesso ci hanno portato. Le altre parti. Grazie.
grande concerto. Allora io direi di Harry Ford. Fece una macchina esterna di vieni, con la gara perché c'ha delle fibre dure. Buonasera a tutti, mi chiamo Cesare Munichino, ho 44 anni, mi occupo di fare fotoreporter e normalmente faccio l'abbonamento. Da questo punto di vista penso sulle discariche abusive e gli inceneritori, che è roba veramente che pezzi di antiquariato. Noi dovremmo pensare a fare un riciclaggio dei rifiuti che ci fa bene, quello che praticamente ci fa produrre materiale nuovo da quello che noi ricicliamo. Posso dire solo questo, anche perché il tempo è poco. Bravo. Ringrazio. Giusto due minuti. Volevo ribadire un attimo il discorso cultura che aveva aperto Celeste. Chiaramente lui tira per la musica essendo musicista, io essendo attore tiro per la prosa, perciò stiamo cercando di mettere in piedi questo progetto per recuperare la sala di, parlo per Cerveteri chiaramente, con dei corsi che faremo sia persone che vogliono migliorare la loro dizione, sia bambini che vogliono sperimentare il teatro per bambini, anche adulti. Io sto già facendo qualcosa alla Dispoli, lo sto facendo con una mia collega di La Dispoli, professionista anche lei, che alla Dispoli sono riusciti a metterla in piedi, una piccola scuola con 5 allievi, tutti adulti, tutti adulti, il più giovane ha 30 anni, perciò questo per dire che la scuola è aperta a tutti. Anche perché nessuno di voi, spero, voglia fare l'attore da grande, visto che siete già grandi, no? Poi ci siamo già noi a farlo, lasciatelo fare a noi. Vi facciamo da maestro e vi insegniamo a muovermi meglio su un palcoscenico, a essere un po' più liberi. Ho visto qua delle tensioni nel parlare alla folla, a ringare... La scuola cercheremo di farla al Teatro Vittoria, cercando di recuperare quel vecchio teatro abbandonato da qualsiasi amministrazione sia passata da qui. Bravo, perciò cercheremo con il gestore del teatro, quello dove sta Santa Maria, qual è il giro Vittoria? Adesso facciamo gli annunci così, non è possibile ragazzi, venite sul sito internet e vi spieghiamo tutto quanto, chiedete, fate domande sul sito internet e vi spieghiamo tutto. Grazie a tutti e ciao, ciao. È un evento che stiamo organizzando, una biciclettata per il 25 aprile dal titolo Liberiamo la città dalle macchine, alle 4 del pomeriggio in piazza Rossellini alla Dispoli. Siete tutti invitati. Grazie. Vai con la sigla. Abbiamo questi mezzi qua. Grazie a tutti. Se non mettete una croce sul simbolo vengo a cercarvi, state attenti. Arrivederci! Ciao, arrivederci, ciao! Già, vai con la sigla, vai! Abbiamo tempo! La dovete ancora incidere, ok! Arrivederci!